prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O O Gesù Gesù mio, mio, perdona perdona le le nostre nostre colpe, colpe, preservaci preservaci dal dal fuoco fuoco dell'inferno, dell'inferno, porta porta in in cielo cielo tutte tutte le le anime, anime, specialmente specialmente le le più più bisognose bisognose della della tua tua misericordia. misericordia. Regina del Santo Rosario, Prega per noi, Sant'Ilarione. prega per noi. Terzo mistero della gloria, contempliamo la discesa dello Spirito Santo. O Maria, stella del mare, tu che hai sostenuto la Chiesa nascente con la preghiera e il conforto, non far mancare a tutti noi credenti il tuo sostegno. Aiutaci ad accogliere i doni dello Spirito e riconoscere nella storia ciò che viene da Dio, oggi e sempre. Amen. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina del Santo Rosario, prega per noi. Sant'Ilarione, prega per noi. Quarto mistero della gloria, contempliamo l'assunzione di Maria Santissima al cielo. O Maria, Regina degli Angeli, ci ricordi il destino glorioso che Dio ha riservato a tutto il nostro essere spirituale e corporeo. Aiutaci a ridare dignità ad ogni creatura umana, in particolare a chi viene sfruttato e a chi è sbandato, oggi e sempre. Amen. Amen. Padre nostro che sia nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina del Santo Rosario, prega per noi. Sant'Ilarione, prega per noi. Quinto mistero della gloria, contempliamo l'incoronazione di Maria, Regina del Cielo e della Terra. O Regina del Cielo, tu che vivi nella beatitudine senza fine, guarda tutte le famiglie che vivono nell'affanno e nella prova. Il nostro piccolo impegno sia loro di aiuto e tutta la nostra vita diventi un canto di lode alla Santa Trinità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina del Santo Rosario, prega per noi. Sant'Ilarione, prega per noi. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. O tu dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù,
il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, per l'acquisto delle sante indulgenze per il Santo Padre, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sant'Ilarione, prega per noi. Sant'Ilarione, prega per noi. Sant'Ilarione, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Scusate. Io la ricordo a mente. Sì, aspetta. Preghiera a Sant'Ilarione. Fiduciosi ricorriamo a voi, o amico dei poveri, o modello di perfezione cristiana, glorioso Sant'Ilarione. Voi che nel corso della vostra vita operaste tanti miracoli, guarendo infermi, illuminando ciechi, raddrizzando zoppi, fugando demoni, allontanando siccità, affinché nell'ora terribile della prova ci proteggiate. O pietosissimo Sant'Ilarione, voi che sapeste trovare le più grandi consolazioni nella solitudine, nel lavoro, nella preghiera e nello studio della Sacra Scrittura, guardate al cuore tiepido ed infermo della presente società. Risvegliate i dolci e soavi principi del Vangelo e fate che tutti si sentano confortati nel potente bisogno di amare Dio e di saper amare Dio. Amen. Viva Sant'Ilarione! Viva! Viva Sant'Ilarione! Viva! Viva Sant'Ilarione! Evviva! Evviva Ilarione! Evviva! I want to hear you. Viva Ilarione! Evviva! Viva Ilarione! Evviva! La processione è finita, grazie Sister Quintilia e Rosa Joseph for leading the rosary, leading with the rosary. Now, ladies and gentlemen, would all please be patient, and we will start to file into the church. First of all, people that are going to be in the purple zone and the green zone can move towards entering the church. Enter the church from my right, your left. Enter the church from your left. Purple and green zone. The black zone, you can start making your way to the hall. You'll be watching the mass on live streaming in the hall. Black tickets in the hall. At the moment, purple and green tickets. The Society of Sant'Ilarione is named after the patron saint of Gavalonia, a small town in the province of Reggio Calabria in southern Italy, located about 120 kilometres northeast of the city of Reggio Calabria. Originally, it was known as Calcevetere, but in 1862 the citizens decided to change the name of the town to that of the ancient city of Calon, which was part of the Greek Magna Graecia. It was believed that Calon was located on their territory. However, it was eventually discovered that ancient Calon is located near the modern town of Monasterace, 16 kilometres to the northeast of Calonia. The region around Calonia, like most of Calabria, depends on farming, but due to a number of political, social and cultural factors, it became poor and impoverished, and during the early to mid-1900s, people migrated in their thousands to various other cities, seeking a better life for themselves and their families. The first wave of migrants went to the United States. Changes in US immigration law in the 1920s, in part to reduce the number of Southern European immigrants,
caused Gabonese migration to shift to other venues, especially Australia, Canada and Argentina, in the later waves of 20th century migration. Gabonese Superiore is built on a steep hill further inland, while Gabonese Marina lies on the coast. Major floods hit Gabonese and its surrounding hamlets in 1951 and 1953. These floods, combined with ongoing immigration, caused significant declines in Gabonese's population, with a communist centre of economic activity now on the coast at the Frazione of Marina di Gabonese. Many of the homes in Gabonese Superiore are vacant, though some of these abandoned buildings are occupied by squatting artists. Hilarion, as he was known, was born in the village of Tabitha in 291 AD, about 5 miles south of Gaza, Palestine. Unlike most people of his time, Hilarion had great belief in Jesus Christ and wished to seek the company of Saint Anthony, who was being praised by all the populations of Egypt. At the age of 15, Hilarion went to live with him in the desert for 2 months, and from that moment onwards, he lived as a hermit for the rest of his life. Hilarion lived in Palestine, in Syria, and in Egypt. Joined in Sicily by his disciple Ezekiel, he let it be known that he was unable to carry on living there. He wanted to travel to a certain barbaric population where his name and language would be unknown and where he could, as a consequence, live in solitude. Ezekiel, therefore, led him through the Adriatic Sea to Epidauro, to a Dalmatian city. Even this far away, Hilarion was unable to remain hidden because he was yet again called upon to work miracles. He was called upon to stop a tidal wave, which he did by drawing 3 crosses in the sand. Yet another time, with only a gesture of his hand, he forced 3 pirate ships that were a threat to the population to rebound from the coast instead of landing. After this, Hilarion left Dalmatia in search of a more solitary place. After a long journey, he disembarked on the island of Cyprus. Ezekiel managed to convince him to stay in Cyprus and to retire to a hidden place found about 12 miles from the sea. Hilarion was to remain here until he died at the age of 80 in 371 AD. About 10 months following the death of Hilarion, Ezekiel was able to smuggle the corpse to Mayuma in Palestine, giving it proper burial in the ancient monastery found there. The miracle of rain worked by Hilarion during his lifetime was repeated at Gabonese on the 14th of May 1855. Due to an exceptional drought, the people prayed to their patron Saint Hilarion for rain by carrying their relic in a procession to the hermitage of San Nicola, and this procession was to take place on the 13th of May. On the 14th, rain arrived. From that year onwards, St. Hilarion's Day, which occurs on the 21st of October, is celebrated on the 13th of May. Prior to the miracle of 1855, the origins of the celebrations and feast day of St. Hilarion in Gabonese date back to feudal times. Celebrations involved the relic of St. Hilarion, an ulna bone set in a silver arm, being worshipped on its journey from the convent of St. Nicholas in the mountains. On the 22nd of October 1629, Saint Hilarion was proclaimed as the patron saint of Gabonese by the bishop Carlo Pinto. In 1815, a statue was added to the relic. The sculpture was carved in wood by a skilled artist by the name of Saint Bruno. A relic of the saint, the bone of an arm, is still worshipped today in Gabonese, although precisely how it reached Gabonese is still unknown, and the history of its conveyance is inextricably tangled up with the legend. The festivity is always organised for the third Sunday of October, even if the day doesn't happen to be the 21st. The entire population, dressed in new clothes, walk around the village to buy some toys, dried fruit, regional specialities, or to test their luck at 3-card tables or at the dice. After the procession, there is a fireworks display, and within 2 or 3 hours, the square is empty. So it is with today's feast of St. Hilarion in Adelaide that these traditions are preserved and celebrated. 1/3 of the post-World War II migrants from Gabonese arriving in South Australia between 1947 and 1972 settled in the western suburbs of Adelaide. The number of Gabonese arrived in South Australia represented the largest group of migrants from any one town in Italy.
The Society of St. Hilarion was formed by migrants from the region around Gaulonia. They ventured to Australia by ship on either side of the Second World War. Initially, their focus was to preserve the culture and religious traditions that they grew up with in Italy and which were entrenched into their way of life, in particular incorporating family, food and homemade wine. While many families were instrumental in the development of the St. Hilarion community, it was the Ciccarello, Costa, Fazzolari and Lamberto families who were the key players in helping to galvanise these people who arrived in South Australia with virtually only the shirts on their backs and speaking practically no English. Drawing on this spirit of family and community, in 1955, the first feast day of St. Hilarion was celebrated in South Australia by thousands of people. The tradition of celebrating the Feast of St. Hilarion has been maintained every year since in the third week of October with a five-day program of prayer and spirituality. The program of activities culminates on the final day, which is always on a Sunday, with the feast itself, which has evolved to be one of the largest and most popular events of its kind in Australia. Without the support of the many, many volunteers, there would be no Feast of St. Hilarion. For over 60 years, the Feast of St. Hilarion has relied upon many selfless individuals who give their time and labour freely to help with the various stages, from setting up, to sweating over tubs of hot oil as they prepare the famous zeppoli, to lovingly decorating the Mater Christi Church and statue of St. Hilarion with beautiful flowers. All for the love of St. Hilarion and for all our residential care recipients. The work of our dedicated volunteers cannot be praised enough. If not for the hard-working volunteers, there would be no feast. Maria and Pina de Grisa have been managing the zeppoli stand at the feast for many years. Zeppoli is a deep-fried dough pastry traditionally made for the feast day celebrations in Adelaide. Maria and Pina have had a huge influence on supporting both the feast day and aged care. Volunteering at St. Hilarion reaps many benefits by not only assisting the general community, but also by being socially recognised for their work. St. Hilarion volunteers have been awarded honours by various bodies, including finalists and award winners. Peter Tropiano was awarded the Coazza Volunteer of the Year Award in 2015. Tilly Galina was a finalist in the Governor's Multicultural Volunteer Awards in 2015. And Pina de Guaza was awarded the Aged Care Services Australia South Australian Volunteer of the Year in 2018. Since 2005, the Society has celebrated the May Feast with a special mass, followed by a thank you volunteers luncheon for their outstanding efforts throughout the year. This celebration coincides with Volunteers Week activities each year in South Australia.
and your fingers. Okay. Good afternoon and welcome you all into this church. Before we have been welcomed outside for the procession, I do not know if I am getting old, but I felt so tired after the first round. And I was praying that the sister who was leading the rosary would accelerate a bit, but she did not know about my Anyway, welcome to all of you, friends. This year, of course, the celebration is somehow on a lower tone, if we can say so. But certainly, being less in number, I think that the emotions and the participation, the spiritual participation, has grown in quality. If that is so, we thank the Lord. I'd like to mention a few persons for whom I have been asked to pray during this Mass. So we remember and pray for Angelo Penna, Bruno Favretto, Vigilio Gallina, Gigi Clems e i defunti delle famiglie Campanella e Pulicano. And now we start with the Mass. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Con carissimi amici, fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questa Eucaristia chiediamo al Signore che nella sua bontà e nella sua misericordia perdoni i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. Supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria in cielo a Dio e in terra a tutti noi.
we pray, O God, who inspired Saint Hilarion to retire to the desert to serve you in a new model of Christian life, grant us too, through his intercession, to overcome our selfishness and to love you above all else. For our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Please be seated now. Dalla lettera dal profeta Isaia. Così dice il Signore: non è piuttosto questo il digiuno che voglio? Sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo. Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri, senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti? Allora la tua luce sorgerà come aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. Davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Allora invocherai e il Signore risponderà. Implorerai aiuto ed egli dirà: eccomi. Se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito e il parlare empio, e aprirai il tuo cuore all'affamato, se sazierai l'afflitto di cuore, allora brillerà fra le tenebre la tua luce. La tua tenebra sarà come il meriggio. Ti guiderà sempre il Signore. Ti sazierà i terreni aridi, rinvigorirà le tue ossa, sarai come un giardino irrigato e come una sorgente, le cui acque non inaridiscono. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Tu sei, Signore, mia parte di eredità. Tu sei, Signore, mia parte di eredità. Proteggimi, o Dio. In te mi rifugio, ho detto al Signore, il mio Signore sei tu. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Tu sei, Signore, mia parte di eredità. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non posso vacillare. Tu sei, Signore, mia parte di eredità. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Tu sei, Signore, mia parte di eredità. Second reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Grow strong in the Lord with the strength of his power. Put God's armor on so to be able to resist the devil's tactics. For it is against human enemies that we have to struggle, but against the sovereignties and the powers of who originate the darkness in the world, the spiritual army of evil in the heavens. This is why you must rely on God's armor, or you will not be able to put up any resistance when the worst happens, or have enough resources to hold your ground. Pray all the time, asking for what you need, praying in the Spirit on every possible occasion. Never get tired of staying awake to pray for the saints. The word of the Lord. Thanks be to God. Rispose Gesù al giovane:
per essere perfetto, vai a vendere tutto quello che hai e dai il ricavato ai poveri. Poi vieni e seguimi. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Un giorno un giovane si avvicinò a Gesù e gli domandò: Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna? Ma Gesù gli disse: Perché mi fai una domanda su ciò che è buono? Dio solo è buono. Ma se vuoi entrare nella vita eterna, ubbidisci ai comandamenti. E gli domandò: quali comandamenti? Gesù gli rispose: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire il falso contro nessuno, rispetta tuo padre e tua madre, ama il prossimo tuo come te stesso. Quel giovane gli disse: per essere perfetto io ho sempre obbedito a tutti questi comandamenti, ma che cosa mi manca ancora? E Gesù gli rispose: vai, vendi tutto quello che hai e i soldi che ricavi dalli ai poveri, allora avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi. Ma dopo aver ascoltato queste parole, il giovane se ne andò via con la faccia triste, perché era molto ricco. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: vi assicuro che difficilmente un ricco entrerà nel regno di Dio. Anzi, vi assicuro che è difficile, che se è difficile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago, è ancora più difficile per un ricco riuscire ad entrare nel regno di Dio. I discepoli rimasero molto meravigliati di quello che avevano sentito e dissero a Gesù: ma allora, chi potrà mai salvarsi? Gesù li guardò fisso e disse loro: per gli uomini è una cosa impossibile, ma per Dio tutto è possibile. È parola del Signore. Please be seated. You know the reason why we are celebrating this feast. You know the reason why the church is encouraging us to devote our attention and the prayers to the saints, because they are in front of us like examples to follow, examples of how our Christian life can be lived in our daily existence, and how God has chosen a different way of holiness for each one of us. You will never find two saints who did exactly the same thing and became saint in the same way. Each one of them is unique. It is like a great artist who will never repeat himself in depicting something, or if it is a musician creating a music composition, etc. Or like is a mother and a father, they usually have different children, if they have children, but they are different to each other. There are some occasions when we have twins, and sometimes twins who look exactly identical, but the appearance, exterior appearance, is one thing which could or should not deceive us, because the person is much more than the outer appearance. Anyway, God is planning for each one of us, all his children in this world, a particular way, a personal way of following Christ, living according to the values that Jesus has preached, and become saint in a different way to the others. So today,
we are here to look at Saint Hilarion, not so much because we want to go to live in the desert, although we have good deserts here in Australia, or to go around half naked as he is represented there. Saint Hilarion's holiness is something which does not identify itself with what he looks like. It is something which has to go deep into his own person, which at a certain age, still very young, came in contact with the Christian gospel and was baptized, because he fell in love straight away with this person who was at the center of this faith. He understood from the beginning that becoming Christian or a disciple of Jesus was not just putting into our mind a new doctrine, a new philosophy, but it was to follow a person, to fall in love with a person, a certain person called Jesus Christ, whom we know and we believe is the Son of God. And that's what happened in his life. Since the moment when he became a Christian by being baptized, I do not know exactly, I think nobody knows exactly at what age, but he must have been around 15, 16 years of age. He practically lived all his life, every day of his life, only for Christ, for God. And I found it a bit strange at the beginning when I came to know this saint here in Adelaide, because I've never heard of him when I was working in other places of the world. And it was somehow providential for me to come here. And now I've been assigned here at a certain age, which is no younger anymore. I suppose that this will be my final assignment. So most probably I will live my life until the end in this place, which I started loving very much. Anyway, for the saint, he fell in love of God and Jesus Christ so much that he became restless somehow, looking always for places where he could be alone with him, with God. And that's why he went to different places and he started living as a monk, as a friar somehow, alone in the desert, in solitary places, so that he could really concentrate on this relationship with God and with Jesus Christ, with the Word of God, the Bible, of which he was very, very in love. But something also happened in his life. God was leading him in a particular way to let him know that loving God is something which, if it stops at that, is not complete. Because, and here I found very interesting the fact that in the Word of God, which is used in the 30th Sunday of time, which is today, is very similar to the message brought to us by the readings that we had for the feast of Saint Hilarion. We read in today's Gospel, not the one that we read, but in the one which is read in all churches for the Sunday, that somebody approached Jesus and asked him, "Jesus, what is the most important commandment that we have to obey if we want to be saved?" And Jesus answered, "The first commandment is this, you should know, because you say it in the prayers every day, is, Lord, you are the only one, and to love you with all my soul, all my body, all my strength, and love my neighbor as myself, is the most important thing." And when Jesus was answering, he was doing something that in the old Bible is not to be found in the same way. The love for God was very much
underlined as the most important reality in the life of a faithful. But the love of neighbor was somehow mixed with many other instructions and commandments, to the point that it had lost his kick somehow. And that's what Jesus is trying to say in the answer that he gives to that man who asked him what was the first commandment. He said the first is love God with all your heart, with all your soul, with all your being. And the second is similar to the first, love your neighbor as you love yourself. So he made something which we have to take into account. He put together the two commandments, and he made it very clear that they are among themselves completing each other. It's like a coin which has two faces. If you take away one, the coin loses its value, isn't it? And the same Jesus is saying about love. Loving God would be useless if it is not accompanied by our love for people around. Useless because it will be just a false love for God. Saint John the Evangelist was saying, if you who cannot see God with your eyes, say that you love him, but you don't love your friend or the person next to you who is needing your help and you don't give help, or who have been nasty to you and you, instead of forgiving, you hit back and you don't love, you are just deceiving yourselves. You are a liar. You cannot say that you love God if you don't love your friends, or not only your friends, but everybody actually. And the way that I was discovering Saint Hilarion in his life, this running away from one place to another as soon as crowds would gather around him to see him, called by his holiness and the miracles that he performed, and somehow giving the impression that he was trying to avoid being in contact with people, real people, I was wondering, how come? If he loved God, he should have loved also the people going to him. And in fact, little by little, I was told and I found out that he was also giving his time not only to God, but also to people around him, the most needy, the poor, the sick, the one who were downtrodden, those who had no hope in life. And that's why he became really the person who put together the two realities of the commandment of love, the commandment of loving God, and showing the reality of this love through loving the other people. Questo è quanto ho riflettuto un po' anche oggi, mettendo assieme le letture della parola di Dio della domenica con quelle che ci vengono offerte nella messa del santo. Gesù si preoccupa comunque di sottolineare il fatto che i due amori, i due comandamenti, l'amore del prossimo e l'amore di Dio, sono complementari, cioè vanno assieme, non possiamo separarli, dividerli, perché sarebbe ucciderli tutti e due, perché non possono vivere da soli. Gesù un giorno, poco prima di essere arrestato e condannato a morte e morire, nel Vangelo di Matteo, troviamo nel capitolo 25, raccontò o presentò una immagine di quello che sarà il giudizio alla fine del mondo, quando lui, che è venuto come Salvatore, sarà anche il nostro giudice. Si siederà sul trono e tutte le genti che sono vissute sulla terra verranno chiamate di fronte a lui. E lui che farà?
le dividerà in due gruppi, come fa il pastore che divide le pecore dai capri. Metterà le pecore a destra e i capri a sinistra. E poi dirà a quelli della destra: venite, benedetti del Padre mio, prendete possesso del regno che è stato preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Perché? Perché avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete, mi avete dato da bere, ero nudo, mi avete vestito, ero straniero, mi avete accolto, ero malato o in carcere, siete venuti a trovarmi. E loro diranno: Signore, ma noi durante la nostra vita non ti abbiamo mai visto, soprattutto non ti abbiamo mai visto affamato, assetato, nudo, come straniero o in carcere o in prigione. Come puoi dire questo? Egli risponderà: tutte le volte che avete fatto questo, anche al più piccolo dei miei fratelli e dei vostri fratelli, l'avete fatto a me. Il che vuol dire che Dio è presente nell'altra persona, e se è presente lì, è lì che dobbiamo amarlo. Quando Gesù raccontò anche l'altra bellissima parabola del buon samaritano, lì c'è di mezzo anche un prete e un sacrestano. C'è questo poveraccio che è stato preso dai banditi, l'hanno sequestrato, gli hanno portato via tutto, l'hanno picchiato a morte, a sangue, e l'hanno lasciato di mezzo morto lungo la strada. Dopo un po' di tempo passa un sacerdote che sta andando verso il tempio per offrire i sacrifici a Dio, per guidare il popolo nella preghiera. Che fa questo sacerdote? Quando vede questo poveraccio per terra insanguinante, si gira dall'altra parte, va dall'altra parte della strada, forse dice una parola di compassione: poveraccio, guarda cosa gli è successo, ma continua, perché a lui interessa andare a trovare Dio, incontrare Dio nel tempio. Gesù dice alla fine che praticamente Dio poteva trovarlo in quel giorno soltanto in quella persona che era stata battuta, picchiata a sangue dai ladri e aveva bisogno di suo aiuto. Lui, non fermandosi lì, praticamente ha detto: Dio, tu sei lì ma a me non interessa, io vado a prendere e fare il servizio al tempio dove ho un Dio che è nelle immagini che ci sono attorno e nel tempio stesso. Gesù dice: state attenti, perché è facile essere ingannati, pensare che si ama Dio che non vediamo, perché lo diciamo a parole, perché diciamo preghiere, perché andiamo in chiesa alla messa frequentemente, per cui abbiamo l'immagine di Cristo a casa nostra, oppure portiamo il crocifisso al collo. Però quando abbiamo un poveraccio di fronte a noi, non ci curiamo di lui, anzi cerchiamo di scappare, abbiamo paura che venga a chiederci la carità, che ci venga a chiedere un aiuto. E in questo modo noi cosa facciamo? Adoriamo un Dio che là dove non esiste in realtà per noi, perché lo limitiamo a un'immagine o una preghiera che siamo capaci di dire, e dimentichiamo, non ci curiamo di quel Dio che è presente nel fratello che ha bisogno. Bene, Sant'Ilarione è un esempio per noi su questo, perché se è vero che evitava la folla, era soprattutto per evitare che la gente battesse le mani a lui quando usava anche il potere che Dio gli aveva dato per curare i malati, per fare miracoli. E allora non voleva che la gente pensasse che era lui che faceva i miracoli. E a un certo punto aveva paura veramente di diventare un'occasione per la gente di far dimenticare il vero Dio, quello che è potente, come abbiamo sentito nella lettura del Vangelo, che può tutto, a tutto, tutto è possibile a Dio, e invece pensare che lui, questo povero vecchio anziano monaco, era quello che faceva i miracoli. Ed era per quello che, quando vedeva che la gente in realtà lo cercava soltanto per la curiosità, lui andava in cerca di un altro posto dove poter stare con Dio e, se faceva dei miracoli, farli veramente in modo che fosse glorificato non se stesso ma Dio. Ecco, io
Mi fermerei qui perché penso che a questo punto c'è una lezione per tutti. Per me, prima di tutto, perché quel sacerdote lì della parabola mi torna alla mente continuamente quando mi trovo di fronte a qualcuno che vedo che è nella necessità e trovo difficile, magari mi sento ripugnato nell'andare ad aiutarlo. Oppure prendo come scusa il fatto che sto andando a fare una visita, oppure che ho una messa da celebrare. Non dovrei nemmeno preoccuparmi di venire a celebrare la messa qui per una chiesa piena di fedeli quando, per esempio, mi accorgo che la mia presenza è richiesta altrove, dove c'è un fratello, una sorella che hanno veramente bisogno del mio aiuto. Ma però bisogna essere eroi per questo, e non viene spontaneamente. È qualcosa che dobbiamo chiedere nella preghiera, e lo facciamo quest'oggi in modo particolare attraverso la preghiera che in questa messa rivolgiamo al nostro santo patrono, San Ilarione. Ci alziamo ora in piedi e recitiamo la nostra professione di fede con il credo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, fatto dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato, la stessa sostanza del Padre. Tutte le cose sono state create per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo, per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria, sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, salito al cielo, siede alla destra del Padre. Di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Con il Padre e il Figlio e il Padre, che ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica ed apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti. Preghiera dei fedeli. A colui che ci ha amato fino a dare per noi il suo unigenito Figlio, e per intercessione di Sant'Ilario, nostro patrono, eleviamo la nostra umile preghiera e diciamo: Lord, hear our prayer. We pray for our frontline workers, for the outstanding work that they have done during this pandemic of coronavirus 19. We also pray that they remain healthy physically, mentally, and emotionally, as they continue putting their own lives at risk to be of service to others. Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. We pray for the residents of the St. Hilarion aged care facilities. May St. Hilarion and God guide them through their illness and ailments and help them to enjoy a joyful life. Lord, hear us. Lord, hear our prayer. We pray for the staff, carers, and medical personnel at the St. Hilarion aged care facilities. May St. Hilarion and God give them the strength to ensure that our residents enjoy quality, compassionate care in a loving environment. Lord, hear us. Lord, hear our prayer. We pray for the volunteers of the Society of St. Hilarion. It is with the help of these volunteers that we have been able to bring you the Feast of St. Hilarion year after year. May St. Hilarion fill their hearts with accomplishment. Lord, hear us. Lord, hear our prayer. We pray for the Franciscan Sisters of St. Anthony, who dedicate themselves to provide the spiritual food for our residents and volunteers. May St. Anthony and St. Hilarion together continue to guide them in their fruitful labour. Lord, hear us. Lord, hear our prayer. Let us pray for the Scalabrini Fathers for their unending support and guidance under the watchful eye of Blessed John Baptist Scalabrini, have enriched the lives of our
diverse migrant community by provided spiritual assistance. Lord, hear us. Lord, hear our prayer. We pray for the procurators, executive committee members and aged care board members. We pray that St. Hilarion will continue to guide them and support them in their actions. Help them to continue to provide the environment and community values required to support the visions of the founding fathers. Lord, hear us. Lord, hear our prayer. We pray for all deceased members of the society, and in particular, we remember and pray for the founding fathers of the society, Giuseppe Ciccarello, John A. Costa, Ilario Fazzolari, Ilario Lamberto, and their families. Lord, hear us. Lord, hear our prayer. O Dio, fortifica in molti il desiderio del bene. Sostienici nella speranza, rafforzaci nella carità, per intercessione di Sant'Ilario, che ci ha preceduto nella peregrinazione della fede, per Cristo nostro Signore. Amen. Please be seated now. A presentation of symbols. These items are all associated with, of course, the St. Hilarion Society from almost year dot. Number one, presented by Nick Stefano, a member of the Executive Committee, the olive branch, regarded as a sign of life, peace and hope. It reflects our deepest desires, yearnings and working for peace in the world as well as in our family and homes. Dominic Greco, also a member of the Executive Committee, presents the book celebrating 60 years, depicting photos and personal stories of the founding fathers of the society. Saint Hilarion was one of the first saints in the life of the church. Generations of his followers were able to receive his message and make it visible to contemporary devotees and spur them on to follow their example. Matilda, presented by Matilda, the long-serving society member and volunteer, the constitution of our aged care facilities. The bylaws embody and express a spirit of service to the frail and to the elderly in our community. Presented by two members of the Executive Committee, Marissa Vozzo and Antonia Larizza, the lantern and the Bible. The lantern, the light of the lantern and that of the Bible is a sure pathway in times of darkness in our lives, and aren't we going through it at the moment? The Bible was a guiding force and inspiration in the life of St. Hilarion. May we be able to imitate his example. The original statuette, presented by Vincenzo Velardo, great-great-grandson of Giuseppe Ciccarello, one of the founding fathers, was used in 1955 on the first feast day. It is being presented as a link with our past and a source of our blessing for the future. We go on with the Mass now, with the offertory song. Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accetta, o Signore, l'offerta del nostro servizio sacerdotale nel ricordo di Sant'Ilarione e fa che, liberi da ogni compromesso con il male, diventiamo ricchi di Te, unico bene, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nella festosa assemblea dei Santi risplende la Tua gloria e il loro trionfo celebra i doni della Tua misericordia. Nella vita di Sant'Ilarione ci offri un esempio, nell'intercessione un aiuto, nella comunione di grazia un vincolo di amore fraterno. Confortati dalla sua testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede per condividere, al di là della morte, la stessa corona di gloria. Per questo, unite agli angeli e agli arcangeli e a tutti i santi del cielo, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. You may either sit down or kneel, whatever you can do. Thank you. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio,
Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Patrick e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli, con Sant'Ilarione e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Please stand. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo pregare insieme il Padre nostro o Our Father, whatever language you are more familiar with. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ti indurre in tentazione, liberaci dal male. Liberati, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. Let us offer each other a sign of peace. Be with you, please, be with you. Yes, please. La comunione con il tuo corpo e il tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per noi giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa dell'anima e del corpo. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Serve più.
Please stand now for the final prayer. We pray, O Lord, who made Saint Hilarion victorious in the hard battle with the power of darkness, grant us too, by the redemptive power of your sacrament, to win victory against the snares of the evil one. For Christ our Lord. Amen. Please be seated now. Good afternoon and all welcome to the 65th anniversary feast of St. Hilarion procession and mass. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti. I would like to first thank Father Luigi for the wonderful service. Thank you, Father. And to Philip, thank you for your support, Philip. And the Mater Christi Choir, thank you very much. I'd also like to thank all the associations that have attended here today. I know it's a difficult time, so we really thank you and appreciate you coming out. The Society of St. Hilarion would like to welcome all distinguished guests, starting with Mr. Matt Cowdery, MP for Member of Colton, the Honourable Stephen Mulligan, MP State Member for Lee, the apology from Joe Sockarch, Charles Sturt, Mayor Angela Evans, thank you. The Italian Consulate, Mr. Adriano Stendardo and his wife, Clincia, thank you for coming, grazie. Mr. Martino Princi, President of Calabrese Federation of South Australia, which is also part of our choir, thank you, Martino. Mr. and Mrs. Joe Scalzi, President of Associazione Nazionale Carabinieri di Adelaide. Emma Luxardo, representing Il Globo, our procurators, Dr. Franco Gitti and Mr. Joe Fanto, Mrs. Lydia Conchi, chairperson of our Aged Care St. Hilarion Board, Dr. Carol Davey, CEO of St. Hilarion Aged Care Facilities. Last but not least, my team, the Society of St. Hilarion Executive Committee. Thank you very much. I have another apology here from one of our procurators, Mr. Roy Fazzolari, who was unfortunately couldn't join us here today due to ill health. I'm sure he's watching. So, Roy, if you are watching, we are praying for you and St. Hilarion is looking after you. Thank you. Welcome all. Once again, as President of the Society of St. Hilarion, I'm very proud and honoured to be able to bring the Society of St. Hilarion community and the wider Italian community together for the 65th anniversary. Albeit with very different, as we all experienced with our procession. 2020 has proven to be a very difficult year and challenging with COVID-19 pandemic. It has presented many obstacles. It was much after a lot of deliberation between myself and the executive committee, what we're going to do. We're actually contemplating of holding a big festa to celebrate our 65th. But due to the restrictions, we thought it was just and to look after our community. So here we are today. We had big plans, as we said, but unfortunately it couldn't come to fruition, but there's always next year. I would just like to make mention and acknowledge that we are very grateful for the kind work of support from some of our special guests, Premier Stephen Marshall, Matt Cowdery, and the Honourable Stephen Mulligan for supporting us with our little mass booklet. So thank you very much, guys. It's really appreciated. I reckon it looks great. Also, I'd like to make special mention to Mr. Joe Sockarch, which I said is an apology, but he donated that lovely candle up there near the relic to commemorate the 65th anniversary. So thank you very much. Big thank you to Channel 44
for broadcasting the event. Mario Romoli, thank you very much, and your team for broadcasting on 531 and Radio Italiana Uno of Adelaide. Thank you for the wonderful work you do in transmitting these sort of events to our wider community. Just after 4 years standing as president of the Society of St. Hilarion, it's time for me to say goodbye, as my tenure as a president is up, well, ends shortly. I've had a wonderful journey over the years. With nearly 7 years on the executive committee, I've met and worked with so many wonderful people. So thank you all for the opportunity. I'd also like to take this opportunity to thank my executive committee over the years. Their passion and commitment is second to none. As I think one of the prayers of the faithful said, you know, even with our volunteers, if it wasn't for volunteers and executive committee, which are all volunteers, these things wouldn't happen. So we thank you so much for all that. Thank you to the Society of St. Hilarion, the members, for having trust and faith in me over the years of being your president. So thank you very much. A new president will come in soon, and I'm sure that the society will be in safe hands. I'm sure we will all see each other soon, and many more St. Hilarion feasts to come. On behalf of the Society of St. Hilarion and the Executive Committee, I'd like to thank you all once again for attending this special day with us. Thank you very much, and viva St. Hilario. Viva. So now I'd just like to welcome Mr. Matt Cowdery to say a few words, and followed by Stephen Mulligan and Angela Evans. Thank you. If I too can just reaffirm the welcome to country that was done earlier and recognise that we meet on the lands of the Kaurna people. Can I also recognise a couple of the guests that were pointed out earlier, to my parliamentary colleague Mr. Mulligan, to the Mayor of Charles Sturt, Angela Evans, to Mr. Vince Greco, the President of the Society of St. Hilarion, and to the other special guests that were mentioned by Vince in his speech just a little bit earlier. Thank you for being here today. On behalf of the Premier of South Australia, the Honourable Stephen Marshall, and the South Australian Government, I wish to congratulate the Society of St. Hilarion on holding this, the 65th annual feast day and mass. Celebrating and acknowledging these milestones with our various multicultural communities is extremely important for cultural identity of all South Australians. Although today we are celebrating in a very, very different way, no anchovy zeppoli today, probably better for some of our waistlines, but I'm pleased to be here today and that you were able to deliver the mass and procession. And more broadly, can I also say thank you for your tolerance, your patience, your goodwill and your prayers, the behaviour of all South Australians towards the restrictions that were put in place is one of the primary reasons that we are safe and that we are able to be here together today. By honouring your heritage and showcasing your cultural identity, it encourages your youth to be involved, and it was pleasing to again see them here today, even if in a small proportion, carrying the statue of St. Hilarion into the mass today. In many ways, the ability to host this event today demonstrates your true commitment to your culture and to serving your community. On this, the year that we celebrate the 65th anniversary, we thought it fitting, and the Premier has given me the privilege of presenting the Society of St. Hilarion with a small memento to mark the occasion of this, the 65th anniversary, one that I'm sure all of us will never forget. So thank you very much. If Vince, you would like to come out, I just have a very small gift from the Premier. Uh,
To Vince and the rest of his team, thank you so much for what you were able to do. It is trying times, and I'm sure the extraordinary circumstances and additional work that required this year just to get us all here together was exceptional. So thank you to you and your team more broadly. There's nothing else to say, but Viva St. Hilaria. Simpatico. Simpatico. Signore e signori, buongiorno a tutti. Thank you, Vince, for the invitation to be with you and all of you here today. Thank you, Father Luigi, for today's Mass, and thank you to all of those organising today's procession in place of the annual feast day that we're used to. The feast day, as it has been for the last 65 years, is a highlight of the year, and it's saddening that we can't celebrate in the same way that we usually do. But having said that, it's wonderful that we can still come together today for today's procession and Mass. Can I also acknowledge Matt Cowdery and also the kind gift from the government today, as well as the Mayor, Angela Evans. Can I acknowledge, Vince, your work for the last 4 years and the work of your board and the executive committee of the society as well. This day is usually an opportunity not just to reflect on and remember Saint Hilarion, it's also the opportunity to enjoy, celebrate and remember the traditions and the culture that we bring, particularly from Caulonia. And of course, this year we remember those still in Caulonia and Italy, and of course in other places around the world that are still dealing with the coronavirus pandemic. But it's also an opportunity to recognise the extraordinary work that the society does in caring for our elderly in the community. The society provides an extraordinary level of care, and in fact they set the benchmark for other aged care providers in the community. And as Vince and his team would know, there has been no more difficult time than this year in providing those services. So thank you to the society for all that you do. Like Matt, I miss the Zeppeli this year. I also miss the music and miss the opportunity to catch up with the hundreds and hundreds of people that would usually come to the feast day. But we know and can be confident that it will be very soon that life will get back to normal and that we can celebrate with our friends, with our family and our loved ones once again. And so until then, buon giornata and viva Saint Hilarion. Good afternoon. It's wonderful to be here with you. I too would like to affirm the acknowledgement to country and also acknowledge those special guests here with us today. And in particular, can I also recognise the Italian consulate, Mr. Andriano Stendardo. It's nice to meet you, I think, for the first time today, and your wife. Thank you. Can I also just thank Father Luigi for his homily in English? It warmed my heart. It was not meant to be, but it was wonderful. Before coming today, I did a little bit of research on the Saint Hilario, and I have to say that Father Luigi's extemporaneous narrative of his life and his sacrifice was far more interesting than what Wikipedia had to offer. So, thank you so much. Welcome. The wonderful thing about being here today, despite the fact that we are celebrating in a much more reduced way than we normally do, is the fact that we can recognise that we are part of a community, that in difficult and challenging times, the community still finds a way of meeting and supporting each other. And I think this is the legacy that your forefathers have given you. And today I want to acknowledge the important and very significant contribution that they've made to the establishment of this community. So much so that 65 years later, we are standing here, sitting here, honouring them and the work that they're doing. And it's not just that it finishes now, it actually goes beyond what we're doing here today. We see a future.
we have a hope that we'll pass 2020 and get out of this really obnoxious COVID-19 period. But it's the hope too that we will join together as families, community, caring and sharing with one another, supporting each other in a way that actually supports well-being, nurtures our aspirations, and we'll be back here next year and the year after and the year after. The Society of St Hilarion has been in the western suburbs since 1987, and it's your forefathers who brought the best of your culture with them when they migrated to Australia. The love of family and community, a passion for food, and the importance of well-being. The society itself, through its care services, enables them to enjoy quality and a compassionate service in a loving and a caring environment. That focus of St Hilarion extends to the total well-being of individuals who receive services, which incorporates their physical, mental, social, and today spiritual well-being. As Mayor of the City of Charles Sturt, I'm delighted to see members of your community coming to connect together to celebrate your patron, St Hilarion. Here in the City of Charles Sturt, we celebrate unity and diversity. And Father Luigi talked about the uniqueness of who we are as individuals, but the uniqueness of who we are as community. And in the City of Charles Sturt, that makes up a diverse tapestry, which is so rich, with residents from every corner of the globe. We pride ourselves on being a city for all people, a city where people feel safe, included, and connected to others, and we all contribute to that. In short, this is a place where we all belong. Events such as the procession today and the Mass are a tremendous example of our community celebrating unity and togetherness. It encourages all ages to participate, as Matt's already pointed out. It enables multicultural community groups to promote their customs, culture, history, language, and religion. So on behalf of the City of Charles Sturt, I hope all of you have a wonderful time in whatever ways you choose to celebrate this day and all that it represents. And I trust that moving forward, you will, like St Hilarion, hold on to the hope that is within you, that 2020 is definitely going to pass and that next year will be a better year. Blessings to you all. Thank you. It's not another sermon, just a blessing. So please stand. Il Signore sia con voi. Dio nostro Padre, che ci hai riuniti per celebrare oggi la festa di Sant'Ilarione, vi benedica e vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in Sant'Ilarione la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo, che in Sant'Ilarione ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. The Mass is ended. Let us go in peace to love and serve the Lord. To all of you, thank you very much for being with us today. And may you continue enjoying the day out of the wind, possibly. And maybe sharing some food that we were not able to share here in this place. Goodbye. Viva Ilarione,
Well,